1976, quando ancora andavo al liceo classico, nacquero le radio private. Dici, ma che sono le radio private? A quel tempo, se tu accendevi la radio in macchina, a casa, dovunque vuoi, sulla modulazione di frequenza FM, le stazioni disponibili nella mia città erano RAI, Radio Vaticana, Radio Monte Carlo. Fine dei giochi, non c'era nient'altro. E in quell'anno, nel 1975, ci furono una serie di pirati, di giovani coraggiosi, che presero in mano la tecnologia che gli dava la possibilità di poterlo fare senza dover essere una grande industria o una grandissima compagnia. Con dei piccoli trasmettitori in modulazione di frequenza potevano all'improvviso diventare delle vere e proprie stazioni radio che potevo trovare sulla frequenza della mia radiolina. Così nascono le radio private, che poi nell'arco di un anno o due diventano decine, centinaia, e in ogni città d'Italia sono diverse e creano un fenomeno incredibile, a cui seguiranno poi regolamentazioni, leggi, trasformazioni, evoluzioni che hanno portato al mondo delle radio commerciali. Beh, lì erano gli albori. Come disc jockey la radio sembrava proprio un miracolo della natura, una cosa che migliore non poteva succedere. Perché? Perché alla radio chi era in qualche modo competente, appassionato, conoscitore, promotore di musica di qualsiasi tipo trovava uno spazio ideale, o perlomeno che sembrava perfetto per poter crearsi anche una professione, che sarebbe proprio stato il massimo dei massimi a quel tempo. E quindi contattai questa radio che si chiamava Radio Anna, Anna con l'H davanti. Era un nome particolare, c'era tutta una serie di storie dietro riguardo al perché si chiamasse così, ma fatto sta che si chiamava così. Ho chiamato, gli ho detto: guardate, io ho un po' di tempo libero e mi farebbe molto piacere darvi una mano. Se c'è da pulire per terra, lavare i dischi, metterli in ordine, potete contare su di me, sono a vostra disposizione. Non se lo sono fatti dire due volte, mi hanno detto: ci vediamo domani. Il giorno dopo ero lì con il mio motorino pronto fuori dalla loro porta, in questo bunker, in questo parallelepipedo di cemento che si trovava all'angolo fra via Alciato e via Besta a Roma, con un piccolissimo giardinetto intorno, circondato da palazzi più grandi, dove era nata questa radio. Se mi hanno fatto pulire i dischi, se mi hanno fatto scopare per terra, se mi hanno fatto mettere in ordine le copertine degli album, io l'ho dimenticato, non lo ricordo, non ho immagine di aver pulito nessun disco, ma ho ricordo molto vivo che da subito mi hanno dato la possibilità di avere un mio programma. Allora, il programma andava in onda all'ora di pranzo, penso fra l'una e le due o giù di lì. Il programma si chiamava Spaghetti Soul, perché appunto era nella fascia dell'ora di pranzo, e il mio fuoco, la mia nicchia, la musica che presentavo era tutta musica soul. Io avevo scelto anche un mio soprannome, Gigi International. Quindi io andavo in onda su Radio Anna 99.9 FM tutti i giorni, credo alle 13, con Spaghetti Soul. Ma noi, quando siamo nati, innanzitutto abbiamo visto la RAI come il punto di riferimento, il benchmark, il metro al quale riferirci, e quindi i primi mesi, i primi anni sono stati tutti nell'eguagliare e superare quello che facevano alla RAI, come facevano gli annunci, quanto erano precisi, e gli stacchetti, e poi i jingle, e poi la musica doveva partire appena tu finivi di parlare, e tutta una serie di cose che quando noi abbiamo iniziato erano assolutamente sconosciute. Ma nel momento che abbiamo visto che potevamo trasmettere, che potevamo essere presenti a fare la differenza, è stato un inseguimento nel cercare prima di tutto di eguagliare lo standard che c'era là fuori, e poi di andare oltre, di inventarci cose nuove che non erano state ancora fatte. È stata un'avventura bellissima. C'è una traccia ancora di qualche registrazione di questo programma, e la metterò nella descrizione di questo video, così che tu possa andare a sentire, a verificare quanto questo sia vero o no. Un grazie
a Maurizio Amici, che ha voluto mettere da parte e collezionare questo materiale preziosissimo che rappresenta un po' una fetta di storie della nostra cultura, sia per quanto riguarda il mondo della radio, dei media, ma in generale della cultura italiana di quegli anni e di quello che eravamo e di quello che facevamo. Su Broadcast Italia, che è un sito accessibile a tutti quanti, trovi tanti di questi spezzoni e ricordi. Invito chi c'era, chi si ricorda, chi ha frammenti, pillole, memorie di quei momenti, di quegli anni bellissimi, di condividere, di alzare la mano, di mandare un segnale di fumo per dirmi sì, c'ero anch'io Roby, mi ricordo.